Con il primo allenamento di stamattina al Puma House of Football è iniziata ufficialmente la stagione 2023-2024 per quanto riguarda il Milan femminile. La preparazione continuerà per qualche giorno a Milano per poi trasferirsi per la seconda parte del precampionato in Trentino, dove inizieranno anche le prime amichevoli stagionali. Durante questi allenamenti mancano e mancheranno tutte le calciatrici che sono impegnate ai mondiali in Australia e Nuova Zelanda, dove questa mattina alle 8 ha fatto il suo esordio anche la nazionale italiana contro l'Argentina, vincendo la sua partita per 1-0 grazie alla rete di Girelli a 3 minuti dal termine. Per quanto riguarda il mercato, l'unica entrata è quella di Matilde Copetti, che andrà a formare insieme a Giuliani e a Bab il reparto dei portieri per la prossima stagione. Probabilmente Noemi Fedele sarà ceduta in prestito in qualche squadra. Per il resto non si registrano uscite e al momento non ci sono altre entrate per quanto riguarda il calciomercato del Milan femminile, e quindi da oggi è partita ufficialmente la stagione 2023-2024.